stato per essere venuti, nel senso della riunione. Allora, avete tutti letto sul giornale che in questo momento particolare c'è stata una decisione, quella di trasferire il padre Enrico, che saluto, e con lui quello che rappresenta, cioè una congregazione religiosa, cioè di cappuccini, che sono a noi da più di 40 anni, che rappresentano per tutti noi, per gli Astra, visto che padre Enrico tra l'altro è anche il parroco, quindi rappresenta l'intera parrocchia, e ha un legame strettissimo con i musei e non solo. Il santuario della Madonna Gogliastra, appunto, rappresenta tutte le comunità. Dovrebbe essere chiuso nel novembre del 2022, non il santuario, attenzione, ma dovrebbe essere operativo il trasferimento dei frati, diciamo così per essere chiari. Trasferimenti che la Musei purtroppo negli ultimi anni ha già vissuto, anche in questa materia penso ai salesiani, e quindi la comunità è molto sensibile a questo argomento e ogni amministratore comunale ha ricevuto delle telefonate, delle sollecitazioni. Io in particolare ne ho ricevuto una da parte di Alessandro Muras, che qui per me che ringrazio, che diceva: guarda, c'è molto fermento perché non ci stiamo a stare fermi, siamo preoccupati e vogliamo fare qualcosa. Allora abbiamo pensato di fare qualcosa e decidere tutti insieme che cosa fare. Abbiamo parlato con padre Enrico, abbiamo parlato con chi poteva aiutarci e abbiamo deciso che prima ancora di dare soluzioni volevamo gestire le iniziative in maniera unitaria. Quindi abbiamo coinvolto i sindaci del territorio, Carlo Orlai, il sindaco di Jerzo, Gian Pietro Muro, il sindaco di Il Bono, sono qui presenti, vi chiedo anzi di raggiungermi sul palco, insieme a padre Enrico, a cui chiedo comunque di garantire con la sua presenza, del quale ovviamente lo ringraziamo, ma di dare un segnale ancora più tangibile raggiungendoci qui sul palco, in maniera tale che possiamo discutere e raggiungere un flusso unitario di decisioni per decidere tutti insieme che cosa fare. Perché mi hanno detto: qualcuno vuole scrivere una lettera al vescovo, altri vogliono scrivere una lettera al Papa, a Bonet stanno organizzando una raccolta di firme, alla Musei la raccolta di firme sarebbe già partita. Allora ho detto: no, fermi un attimo, cerchiamo di vedere insieme la cosa per quello che è, in maniera molto tranquilla, molto spontanea, molto naturale, e far emergere le nostre esigenze. Io l'unica cosa che ho chiesto finora è: vorrei rappresentare a chi ha assunto questa decisione quello che è il rapporto tra la comunità ranusina e la comunità piastrina e quell'istituzione religiosa. Il fatto che comunque ci sia un legame intimo e che a tutti i ranuseini, quando vedono passare un frate per le strade, suscita qualcosa, nessuno di noi rimane indifferente. Io certamente faccio parte della comunità laica, però ricordi dei frati che passavano sotto casa fin da quando ero bambino, ed è un ricordo bellissimo che vorrei che anche i bambini oggi potessero vivere. E vorrei semplicemente trasferire questa esigenza che tutta la comunità vive. Tutto qua. Però non vorrei che venisse fatta in maniera disordinata, con chiude la chiesa, verrà cancellato tutto quello che è stato fatto in questi anni. No, le comunità e le persone rimangono, però qualcuna no. Qualcuna verrà trasferita, e non è solo una persona, per quanto importante come padre Enrico, per tutti noi è diventato un punto di riferimento dell'intera comunità ranuseina, non solo quella che si affaccia alla sua parrocchia direttamente. Ma è comunque un altro pezzo, questo anche in chiave politica, che si allontana. E quindi a me non va di rimanere indifferente. La battaglia è stata, come dire, la battaglia sulla sensibilizzazione è stata condivisa dall'amministrazione comunale, oggi è qui presente l'avvocato Salvatore Zitto, vice sindaco, l'avvocato Matteo Stocchino, presidente del Consiglio Comunale, e con gli altri amministratori ci siamo confrontati. Adesso abbiamo avuto una piccola sorpresa, l'avete notato tutti, lo conoscete tutti, è arrivato il vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Mura, che saluto, buongiorno. Ho il piacere di non conoscerlo, ma so
Chi è? Padre Filippo. Buongiorno, che ringraziamo per la sua presenza e la sua attenzione, che è il responsabile del provinciale dei Frati Cappuccini, e saluto ovviamente anche Don Federico Murtas, che oramai è un componente della nostra comunità religiosa e che è assegnato comunque alla parrocchia di Lanzi. Dicevo, non abbiamo fatto inviti specifici a nessuno, è semplicemente questa una manifestazione che è finalizzata a cercare tutti insieme, in maniera spontanea, di costruire un comitato che deve assumere delle decisioni per quello che deve essere fatto in questa materia. C'è una notizia che è chiara, che non è il perché, questo eventualmente verrà spiegato oggi. E diamo atto, insomma, con grandissima ringraziamento per della sensibilità che è stata rappresentata. Però la notizia certamente è che a novembre del 2022 è in programma il trasferimento. Su questo noi non possiamo rimanere indifferenti. Lo dico per la terza volta perché sento davvero molto questo problema. Caminazzo lo presento per frate Filippo, ma certo per chi, per gli altri presenti, si sì, accomodati, di certo. Prego Carmine, è una. Ma non so, è una persona che dà tanto alla comunità sotto mille profili, prego Carmine. Sì, buongiorno a tutti, grazie a chi ha promosso questa iniziativa, perché queste iniziative vanno prese in tempo. Penso che siamo ancora in tempo a capire almeno che cosa deve avvenire nel nostro territorio, perché dove oggi sono i Cappuccini non è solo di Lanusei, ma è di tutto il territorio biastrino. Io faccio parte di un'esperienza, sono il presidente ispettoriale degli ex allievi della Sardegna, ex allievi salesiani. Quando i salesiani hanno chiuso, hanno detto sì, però a Lanusei ci sono ancora gli ex allievi e con la famiglia salesiana possono mandare avanti quello che è l'attività, tutto quello che era l'intendimento di Don Bosco, San Giovanni Bosco. Non è così. Non è così, perché io posso essere tutto quello che volete, ma non posso essere il rappresentante vero di quello che Don Bosco ha lasciato. L'ho vissuto questo disagio e l'abbiamo vissuto tutti nel territorio. Oggi non hanno chiuso solo Lanusei, hanno chiuso a Nuovo, hanno chiuso in altre parti ad Arborea già da un po'. Quindi esiste la famiglia salesiana, ma non esistono i salesiani. Il sindaco poco fa ha detto: ci teniamo perché i bambini, i nostri figli, i nostri nipoti devono frequentare l'ambiente sano. Quindi ci teniamo che queste strutture, che questi riconoscimenti ci siano nel nostro territorio, non solo a Lanusei, non solo in Oliastra, ma in tutta la Sardegna, dove siamo tracciati da una parte, perché io sono convinto che succedano anche da altre parti, ma mai come nei territori come i nostri, visto che dicono che siamo poca popolazione. Allora, Lanusei i Cappuccini rappresentano una figura, l'ha detto bene il sindaco. E dove sono messi questa istituzione? Dove si trova? Si trova appena più in alto delle carceri. Quando un familiare del carcerato viene a trovare il suo parente, il suo amico, prima di tutto va su nel santuario, trova un cappuccino e si sfoga un attimino, chiede, per chi è credente, chiede quella grazia. Domani questo non lo so se c'è. Con i cappuccini questo c'era. Prima si andava qualcun altro, oggi ci sono questi, ed è stato un riconoscimento a queste persone, a questa istituzione, che tra l'altro a Lanusei non è da 40 anni, come dice il giornale, perché dove è stata costruita questa struttura? È Soltare Convento. Soltare Convento vuol dire che qui c'era il convento,
Quindi è stato riconosciuto dopo tantissimi anni che a Ramuseli potevano tornare i cappuccini. Questo lo sto dicendo perché? Perché io mi accorgo che il disagio che c'è con noi della famiglia salesiana, e io giro tutta la Sardegna visto che la rappresento, beh, il disagio c'è dappertutto. Perché? Perché non stanno funzionando più neanche gli oratori. L'oratorio qui prima accoglieva quanti bambini, quanti ragazzi, non tanto bambini, quanto ragazzi. Era un posto dove tu andavi a sfogare, a divertirti, a dare un calcio a pallone, a giocare una partita a biliardino. Era un posto, un punto di ritrovo. Questo punto di ritrovo a Lanusei non c'è. Quando sono andati via c'è stata data anche una garanzia che avremmo informato l'Unione dei Comuni per vedere di trovare delle soluzioni. Non si avvicina nessuno a fare questo ragionamento. Quindi la mia paura è questa. Sua Eccellenza, qui presente, che la ringrazio, quando stavano chiudendo alla Musei, e io sono stato in quel periodo, sono stato proposto distintivo d'oro di Don Bosco, mi sentivo quasi come dire: ti stiamo dando un contentino, stai zitto. Scrissi una lettera a Monsignor Antonello, ricorda, mi disse Monsignor Antonello, mi rispose puntualmente, la ringrazio, e mi ha detto: sono arrivato a cose già fatte. Ecco, in quel periodo i salesiani sono andati via perché non c'era nessuno che poteva dare probabilmente un suggerimento o prendere iniziative. Mi ha risposto così e ho creduto, perché così. Oggi non è così. Oggi non siamo a cose già fatte, siamo a cose che si stanno prevedendo, però possono essere anche rimodulate, riviste e viste nel modo che venga incontro alle esigenze di chi è credente, alle esigenze di questo territorio, perché è molto importante. Questo è molto importante. Quindi voglio chiudere qui per dire grazie, però vi dirò grazie ancora più sentito quando riusciremo a capire tutti assieme cosa possiamo fare perché non avvenga questa chiusura e quindi non vengano a mancare i cappuccini, chiamiamoli come vogliamo, i frati. Grazie. Grazie a Carmine, ha fatto un po' una panoramica, però poi ha fatto trasparire quello che adesso ci interessa. C'è un legame fortissimo tra la Musei e la Musei, e quella che è, grazie comunque alle istituzioni vecchie, ma anche grazie alle istituzioni religiose. Cioè la storia, la nostra storia è la storia comunque che è interconnessa in tutti i modi con le istituzioni religiose. Siamo cresciuti tanto grazie all'opera qua storica, la presenza del vescovo, dei salesiani, degli ordini, delle suore, dei frati, degli ordini religiosi. Di questo siamo pienamente consapevoli. Sentiamo che abbiamo ancora oggi la necessità di avere il vescovo, di avere i parroci, di avere le altre istituzioni religiose, di avere i frati. Abbiamo una, come dire, una correlazione naturale con loro. Questo non vuol dire che le cose devono rimanere sempre uguali a quelle che c'erano. Bisogna dare atto del fatto che comunque c'è una rimodulazione dell'azione, che sono stati fatti degli investimenti importanti sull'Istituto Maria Immacolata, che anche adesso si sta per aprire una biblioteca. L'oratorio certo è stato un punto di riferimento per tutti i lanuseini, nessuno escluso, per tanti anni, però le cose poi cambiano e si rimodulano. Però bisogna sempre trovare il modo per vivere questi anni in maniera piena, e noi pensiamo che la presenza dei frati da questo punto di vista ci possa aiutare. Io la considero indispensabile. Chiedo sia giusto però su questo dare la parola al vescovo, che rinnovo l'attenzione, ringrazio per l'attenzione che era scontata, perché conosciamo bene la sua sensibilità. Grazie. Intervengo anche perché, insieme a padre Filippo, forse è necessario, prima che il dibattito prosegua, ed è giusto che prosegua, anche per i tempi che personalmente ho in questo momento a disposizione. Ma parto da un dato,
il sindaco l'altro giorno mi ha informato dell'assemblea che aveva in mente, o che comunque era già stata preannunciata, mi informava di questo. Io ho risposto, lui se lo ricorderà, ha detto, beh, mi sembra un po' strano fare un'assemblea se poi si fanno tante domande, chi risponde alle domande? Perché se uno chiede tempi, modi, perché, quando, alla fine qualcuno deve rispondere. Mi immaginavo, gliel'ho detto, che a queste domande era difficile rispondere all'interno di chi faceva le domande, se non c'era qualcuno che poteva rispondere. Io che avrei preferito, gliel'ho detto, essere invitato. Però gli ho detto, farò di tutto per esserci, però siccome non so se riuscirò, lo tenga, diciamo, riservato. Poi mi è venuto in mente di chiedere al provinciale, padre Filippo, che ringrazio perché ha accolto subito, anche se ci siamo sentiti proprio nelle ultime ore, ho detto, ma se la sente di venire, perché così anche intorno qui mi sembra bello, vescovo provinciale, cioè colui che guida la decisione e la orienta a nome dell'ordine dei cappuccini. Io vorrei prima prevedere alcune domande, perché le domande sono anche le mie, lo sa padre Filippo, e anche prima di lui, perché questo discorso non è nato ieri, né ad agosto, né addirittura è nato prima che arrivassi io. Cioè vari capitoli, che è proprio il luogo dove è il modo con cui si ritrova l'ordine, come tutti i religiosi attorno, tutti insieme, e decidono l'orientamento per gli anni successivi, vari capitoli, vari momenti, quindi, l'incontro dell'ordine, avevano già previsto questa chiusura da tempo. Poi magari padre Filippo lo preciserà. E ogni volta che arrivava questa, diciamo, questa minaccia, tra virgolette, non è una minaccia, ma era una programmazione, perché nessun ordine, come nessuna diocesi, da un momento all'altro decide una cosa. E lo decide in base a motivazioni che io non entro, perché quando c'è un ordine religioso in una diocesi, compreso i salesiani che sono stati ricordati prima, il vescovo non può imporre nulla, sia chiaro, può chiedere, può favorire un dialogo, può, ma non può, perché ogni ordine religioso è autonomo. Questo è importante, perché qualcuno, anche nei commenti svariati che si sentono, a volte pensa il vescovo poteva, non poteva, ha deciso, non ha deciso, ma che? Chi lo dice? Questa è la prima informazione che vi voglio dare. Il vescovo non può decidere al posto dell'ordine religioso, perché l'autonomia della Chiesa, dell'ordine religioso, è riconosciuta e giuridicamente valida. Questo lo dico perché anche per i salesiani, ricordava il signor Arzu prima alcuni passaggi, uno non ha potuto fare nulla, che faceva le barricate. Si può fare le barricate, si possono sempre fare, ma non è che cambia la realtà. Quindi già prima che arrivassi questo era già nella prospettiva. Negli ultimi tempi questo è diventato l'ultima lettera ufficiale, è arrivata proprio ad aprile, fine aprile scorso. Eravamo anche in un tempo non facile, ma abbiamo dialogato tanto. Lui sa quanto il vescovo ha chiesto, il padre Enrico lo sa, quanto il vescovo ha chiesto anche con lettere precedenti, non le volevo portare, perché però la disinformazione non aiuta l'informazione. Quando c'è una domanda da fare, e ve lo dico qui presenti, andate direttamente alla fonte, per favore, non contagiatevi tra chi non può dare la risposta se non per sentito dire, perché questa non è un'operazione né civile né ecclesiale. E dico ecclesiale perché mi sembra importante, anche il sindaco ogni tanto sentirà dire, il sindaco ha detto, l'amministrazione fa,
e poi non è così. Le fonti sono dirette e anche la maniera di giocarsi faccia a faccia è interessante, in maniera sempre corretta e rispettosa. Per questo apprezzo un dialogo, sono venuto per questo. Però bisogna anche mettere i punti fermi, altrimenti si parla senza sapere. Quindi l'ultima è stata ad aprile. Io ne ho parlato l'ultima volta ai preti, beh, era giusto, proprio quando è uscito il comunicato, che a leggerlo bene dall'inizio fino alla fine, e non solo nell'ultima parte, esprime il profondo rammarico della Chiesa locale per questa decisione perentoria e irrevocabile, che ha chiesto che nell'ottobre 2022, ha notificato che nell'ottobre 2022 l'ordine cappuccino lasci il santuario. E le motivazioni, preferisco che dica padre Filippo, ma queste sono le cose certe. Ma voi immaginate se un vescovo non piacerebbe la conferma di una presenza religiosa? Nel comunicato è anche scritto, e io glielo ho detto a voce, è stato riportato anche per il sito, ma scusate, le zone interne perché le dobbiamo lasciare? Le dovete lasciare, se sono le più povere, quelle che hanno più bisogno, che danno a volte anche le vocazioni. Io spesso ho insistito su questo, non sono le città che danno le vocazioni a mio parere, sono proprio le zone, e anche la nostra diocesi ha dato una vocazione ultimamente che speriamo raggiunga l'obiettivo, ed è Francesco di Barisalto, è venuto da qui. Perché? Però io non posso entrare nei meriti, perché lo sguardo, l'orizzonte, la scelta non spetta a me, e nasce da un ordine che non è legata alla diocesi, è legata a uno sguardo provinciale che attraversa la Sardegna tutta e la Corsica in questo momento, e di cui padre Filippo è responsabile, ma riguarda poi i suoi collaboratori. Nessuno decide da solo, neanche un vescovo decide da solo, perché deve rispettare anche il parere dei suoi collaboratori. Poi si prende la responsabilità e può anche sbagliare, grazie a Dio. Però questi punti fermi è importante, quindi tutte le iniziative sono buone per dialogare, ma anche per far capire il dinamismo che c'è dentro la Chiesa e che a volte risulta incomprensibile, polarsi, ma ha le sue regole. Mi piace tutto questo che avvenga in dialogo, perché questo permette di capire. Padre Filippo. Non ho ovviamente preparato nessun discorso da dirvi, quindi lascio fluire un po' le parole. Innanzitutto testimonio che il vostro vescovo si è battuto, ancora si batte come un leone, come ha detto, perché ci tiene a voi, ci tiene alla diocesi, quindi non ha lasciato niente di intentato e di non detto per cercare di convincere i cappuccini a rimanere qui. Questo glielo devo dire, lo testimonio, così come testimonio che anche il parroco padre Enrico si è battuto e si batte ancora, perché sappiate, siamo 65 cappuccini in Sardegna, non è che tutti all'unanimità pensiamo come dire, allo stesso modo. Quindi sappiate che il vostro padre Enrico ancora batte i piedi, e sono anche contento per questo, perché vuol dire che ama questo luogo e ama quello che fa. E anche a lui glielo devo, davanti a voi, questa testimonianza. Quello che dico non lo dico perché devo convincervi di qualcosa, perché il primo a pensare che non è bello andare via di qua sono io. Cosa c'è di bello nel chiudere una presenza, nel chiudere un convento, nell'abbandonare un luogo dove tanti frati hanno speso sudore, fatica,
dove si è fatto tanto bene, dove si è fatto tanto. Il primo a dirlo insieme a voi sono io, non c'è niente di bello in questo. Diciamo che con quello che vorrei e che vorrei fare con la mia presenza qui sarebbe perlomeno che conoscessimo le rispettive realtà. Io vi ascolto, vi guardo e cerco di capire la vostra sofferenza, le vostre difficoltà che in parte già conosco e vorrei semplicemente raccontarvi un po' le nostre. Non è un tempo molto florido né per le chiese diocesane né per gli istituti religiosi e di questo ne avete già una dolorosa esperienza. E noi, per quanto sembriamo vivaci e vivi, facciamo, come dire, facciamo la stessa esperienza. Già negli ultimi 2 anni abbiamo purtroppo dolorosamente abbandonato il servizio di ospedale di Cagliari, così come il servizio nella parrocchia di Gestoli, nel paese natale del Beato Nicola, così come quello alla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a Bastia, e in tutti questi casi non è stato bello fare questa scelta. Vi dico soltanto qual è la realtà che ci troviamo a vivere oggi, per quanto, ripeto, possiamo anche non condividere le soluzioni al problema. 4 o 5 conventi con 2 frati, il convento di Lanusei, come sapete tutti, vede Padre Enrico vivere da solo. Spostare frati da una parte all'altra significa, come dire, che devo averne abbastanza anche per riempire tutti i conventi, cosa che è difficile fare. Negli ultimi anni diversi frati sono usciti, alcuni frati sono morti. Quando voi andate in convento, quando voi salite al santuario, voi vi aspettate un frate accogliente, un frate sorridente, una testimonianza di vita fraterna gioiosa. Nel tempo questo in generale sta venendo a mancare. Nell'assottigliarsi un po' delle fila, nell'avere tante cose da fare, tante persone da servire, il rischio è trovare frati burberi, frati stressati, frati... E questo cosa vuol dire? Che ridimensionare le nostre presenze, chiudere alcuni luoghi, serve perché i frati siano... facciano un servizio, come dire, caritatevole, un servizio e una testimonianza valida. Adesso questo forse non c'entra niente con la scelta di un luogo piuttosto che di un altro. Diceva Monsignor Mura che negli anni diverse volte il nostro capitolo aveva preannunciato questa chiusura. Io devo dire la verità, dopo la mia elezione, ancora con il ribadire del capitolo di questa necessità, sono venuto a incontrare Monsignor Mura in episcopio col cuore pesante. Devo annunciare che dobbiamo andare via nel 2019. Avendo parlato con lui, avendo visitato il santuario, avendo visto la realtà, mi sono stato zitto, perché ho detto non precipitiamo, aspettiamo. Avevo il cuore pesante nel farlo e quindi non ho fatto e non ho detto niente. Però cosa succede? Che negli anni, nei mesi, la nostra situazione sta peggiorando. I frati che mi chiamano, quando ci mandi qualcuno in aiuto, aumentano. Nell'arco di pochi mesi, io già sono, come dire, illegale nelle mie disposizioni perché ho troppi conventi con 2 frati. La nostra legge non ci permette di avere una fraternità con meno di 3 frati. E già il ministro generale mi tira le orecchie. Questo solo per dirvi
la situazione nostra è anche difficile ed è anche di sofferenza, e nella sofferenza poi anche il servizio alle persone non si fa bene. Con questo non voglio dire che voi meritate che noi ce ne andiamo, non è così. Credo che nessuno lo merita. Potete discutere, lo capisco, anche con il fatto che abbandoniamo questo convento, questo santuario, e non vi, come dire, non cercherò di convincervi della giustezza del farlo, non è giusto. Se, ripeto, sono il primo a dirlo. Non troverei un convento che è giusto abbandonare in Sardegna come fuori. Per adesso non mi verrebbe in mente altro da dirvi. Più che altro, ecco, volevo innanzitutto condividere un po' la nostra situazione, perché iniziamo a capire anche con coscienza cosa sta succedendo. Grazie a Monsignor Mura, grazie a Padre Filippo. E in particolare le ultime parole sono state per me, come dire, rappresentative di una realtà che in parte conoscevamo, però certamente il tono anche emozionale con cui sono state rappresentate certamente non ci può lasciare indifferenti. Ciò nonostante, è chiaro che ogni tipo di scelta che va fatta è basata su tante ragioni di diversa natura, è una razionalizzazione o un taglio, se preferite, è sempre, come dire, determinato da alcune condizioni oggettive, ma poi ci sono alcune condizioni soggettive che determinano il luogo in cui il taglio viene effettuato. Questo è certamente in dubbio. Così come è stata una scelta fare l'assemblea in questi termini, per dovere di correttezza, ma anche per piacere personale, ho evidentemente rappresentato ad entrambi i parroci di Lanusei la scelta di fare questa assemblea, e ovviamente con loro ho fatto una chiamata al Vescovo, che ha rappresentato fedelmente evidentemente il contenuto della telefonata, col focus su quello che lui ha detto a me. Vi evito di raccontarvi le mie considerazioni in merito, però mi limito solo a dire che comunque questa assemblea sta raggiungendo l'obiettivo che si era prefissata: iniziare a fare una riflessione, e la stiamo facendo davvero ai massimi livelli, per cercare di capire il perché, che è sempre utile, della scelta, e anche per cercare di capire che cosa fare noi, qual è la posizione della comunità lanuseino-ogliastrina su questa vicenda. Dico comunità, non dico comune, perché il comune aveva il ruolo e il compito specifico di non essere sordo alle invocazioni che numerose sono arrivate su questo problema. Quindi abbiamo sentito il dovere di fare questa assemblea con tutti per decidere che cosa fare. Guardo Susanna, guardo Alessandro, che più degli altri hanno detto cosa facciamo, ma da più parti sono arrivate delle indicazioni e delle segnalazioni. E non è solo un problema della Lanusei, perché qua la presenza del sindaco di Lieci, del sindaco di Bono, là c'è anche il sindaco di Osini, però nel frattempo ci rappresenterà, insomma, il senso della non essere solo alla Lanusei, ma ogliastrino, il sindaco di Lieci, appunto, Carlo Lai. Dicendo che mi ha colpito molto un passaggio di Monsignor Mura relativo al fatto che spesso le vocazioni arrivano dalle zone periferiche, e mi pare che stiamo anche vivendo da questo punto di vista un periodo positivo in Ogliastra. Sono stati dei passi in avanti e molte persone decidono non solo di intraprendere il percorso, ma anche l'hanno completato. Quindi dobbiamo essere orgogliosi e investire, secondo me, ancora di più, perché ogni tipo di crisi, dal mio punto di vista, si supera con un ulteriore investimento e non con una razionalizzazione. A te, Carlo. Buongiorno a tutti. Io ho aderito molto convintamente all'invito del mio collega, del sindaco di Lanusei, Davide Burchi, sia perché per formazione cattolica io sono particolarmente sensibile all'argomento, ma perché ritengo che la presenza dei frati cappuccini, che nella cultura italiana i frati cappuccini sono visti come i frati del popolo, è un po'
è proprio così. Lo sono storicamente, lo dice la letteratura, chiunque di noi leggendo I Promessi Sposi ricorderà la figura di Fra Cristoforo, la bontà d'animo, anche l'impeto che magari metteva nelle sue azioni. Ecco, chiunque abbia avuto il privilegio di misurarsi con la straordinaria accoglienza dei frati cappuccini, alla Musei anche altrove, a me è capitato anche altrove, troverà questo tratto comune. Ecco, allora dicevo, questo non è un qualcosa di particolarmente sentito alla Musei, ed è questo l'appello che provo a fare, ben comprendendo, perché nessuno più di un sindaco capisce le ragioni, a volte, scusate il termine freddo, le ragioni tecniche che a volte impongono delle decisioni. Ma vede, padre Filippo, questa è una terra particolare. La Musei è un assimetro, che si direbbe in termini tecnici, appunto, rappresenta la parte per il tutto. Io le garantisco che pochissime zone della Sardegna si possono identificare con un luogo come Vianino Gliastra. C'è un affiatamento, una coesione. E la Musei da sempre, tradizionalmente, rispetto appunto all'assinetro, che è la parte per il tutto. Noi diciamo la Musei e diciamo Gliastra. Ecco perché i frati cappuccini non sono un qualcosa cui è affezionata solo la comunità lanusina, ma proprio tutta la comunità gliastrina. Quindi qui parliamo di 56.000 persone. In ognuna delle nostre comunità abbiamo ricevuto, come dire, la pressione in questi giorni, ma in ognuna delle nostre comunità, io parlo di Jerzu, capita costantemente di sentire delle persone dire: ero al santuario, ho potuto parlare con padre Enrico, mi ho trovato conforto. Ecco perché il senso della mia presenza qui e il senso del mio appello accorato, per dire: c'è qualcosa che si può fare. Sono 65 frati cappuccini, sono pochissimi, e sono magari tanti i santuari in tutta la Sardegna, ma credetemi, questa è davvero una zona particolare che paga più di ogni altra zona della Sardegna un abbandono spesso delle istituzioni. Perché vedete, anche le istituzioni religiose sono istituzioni, appunto, contribuiscono a far sì che questa non rischi di diventare una comunità di cittadini consapevoli di luoghi anonimi. Vale per le istituzioni dei salesiani, che non c'è più, vale per i frati cappuccini, vale per le istituzioni civili, che puntualmente sentiamo il rischio che vengano meno. E allora veramente voi siete un punto di riferimento straordinario, lo siete, ripeto, per la comunità di Lanusì, ma se lo siete per quella che in realtà è una grande comunità, la comunità ogliastrina, che Lanusì da sempre ben rappresenta, ben incarna, e anche tutta la classe dirigente straordinaria che anche nelle istituzioni civile ha prodotto una comunità come la Musei, ma anche non gli altri. Ricordiamo straordinaria attività fatta dai salesiani in questo tema, hanno contribuito a creare una straordinaria classe dirigente anche ogliastrina, che ci ha fatto venire fuori da una situazione post-bellica, che in maniera anche inaspettata, poi le criticità, i problemi ci sono, ma pensiamo che cosa ha raggiunto lo Gliastra dopo le macerie della seconda guerra mondiale. Questo lo si deve anche alle istituzioni che per definizione stavano a Musei, che hanno svolto un servizio straordinario. Ecco perché è il senso del mio appello accorato in questo. Grazie. Buongiorno a tutti, sono tifosato dei cappuccini e vi spiego perché. Anche quando abbiamo Don Luigi, io Don Luigi che era un ex cappuccino, io Luigi lo chiamo, no, quando, che coincidenza della vita, 40 anni fa ho assistito alla venuta nostra, perché i cappuccini, come chiamate, allora
novizi? I novizi. Luigi, io lo chiamo ancora Luigi perché se abbiamo fatto le scuole assieme, le magistrali assieme, allora c'era vita al santuario, forse credo che c'erano 10, 12, 3 cappuccini novizi, penso, perché c'era, me li ricordo benissimo, eh? O no? 13? Non sì, erano studenti, esatto, però erano Lonzelli, c'era Luigi, c'era Andrea, io mi chiamo, con noi ero Luigi, perché Luigi? Perché abbiamo studiato assieme, è normale, poi mi sono Don Luigi, che poi è diventato naturalmente padre del Bono e donna del Bono, quindi sono felicissimo, c'era Luigi, c'era Andrea, c'era Tiglio, con i quali ci sentiamo spesso, quindi mi dispiace che dopo 42 anni, quindi del 78 mi pare che siamo arrivati, no? 79 siamo lì, quindi assistiamo purtroppo a questa dipartita, ma io sono molto fiducioso e speranzoso. Prima stavamo parlando con alcune persone qui, ha detto il tribunale, lo volevano chiudere 40 anni fa, ancora in vita. noi dobbiamo forse dire così, quindi il fatto che capisco che una decisione è stata presa, ha detto irrevocabile, però non si sa mai, insomma, non. Noi speriamo sempre che da qui al 2022 arrivi arrivi un altro perché devono essere in due qui, tre, allora facciamo due, noi confidiamo e abbiamo, come si può dire, la speranza è sempre l'ultimo a morire, quindi io non vi voglio dilungare però per ricapire quanto ci tengo, non come primo cittadino, ma come con persona, perché abbiamo stato assieme con Luigi, con Attilio, stessa classe, poi ci siamo andati tutti, ed era vita, e voi immaginate, ragazzi, stiamo parlando dell'80 con la Musei c'era vita, era il centro di tutto, l'Ogliastra, e questi ragazzini arrivavano, mi ricordo, lungo il corso, poi arrivavano da noi a scuola, giustamente con il loro saio, a rappresentare la loro ordine, la loro povertà, e poi è nato, insomma, i rapporti sono umani, sono rimasti e quindi noi poi io ogni tanto continuo ad andare a santuario e da poco ho scoperto che purtroppo c'è questa decisione incombente, però non vi voglio dilungare, ma penso che si trovi una soluzione a livello provinciale, a livello regionale, forse a livello più alto, credo. Va bene, grazie. Allora, grazie Gian Pietro, c'è da dire che se l'Ogliastra non avesse portato avanti le sue battaglie da tanti tanti anni sulle ipotesi di chiusura, certamente oggi non avremmo il tribunale, non avremmo il carcere, non avremmo tanti tanti altri servizi, sarebbe una cosa completamente diversa rispetto a quella che siamo oggi. Il Vescovo ha usato il termine irrevocabile e vuole dare un segnale, ma io a questa cosa non credo, perché se io avessi pensato che fosse qualcosa di irrevocabile, probabilmente non avrei fatto l'assemblea, o forse sì, perché comunque vale la pena lottare se si ritiene la causa giusta, a prescindere. E io penso che questa sia giusta, perché non è solo un capriccio di due persone. E davvero sta emergendo negli interventi che c'è davvero un rapporto speciale. Mi è piaciuto molto il passaggio di Carlo sui promessi sposi, sulla figura di Fra Cristoforo, perché effettivamente era davvero la parte della Chiesa più vicina alla gente. Quando io ricordavo che da piccolo vedevo Padre Marco che passava con i sandali, la prima volta è stata una sorpresa, ho chiesto spiegazioni ai genitori, come mai, che tipo di persona fosse, ed era un'accezione, una risposta bella, che ogni bambino si aspetta di ricevere oggi come ieri. E quindi assolutamente io credo che noi abbiamo questo dovere specifico di rappresentare questo a Padre Filippo. E tra l'altro, nonostante le ore di lavoro, io credo che nessuno di noi possa mai avere avuto il coraggio di definire burbero Padre Enrico, che davvero è sempre una persona in grado di accogliere la sua persona. Io credo che a tutti noi farebbe piacere sentire anche Padre Enrico, però non possiamo
possiamo rappresentargli il fatto, il piacere di sentirlo. Poi ovviamente credo che possa far piacere anche a padre Filippo e a sua eccellenza Monsignor Mura che padre Enrico possa parlare. Certamente è facile interpretare il fatto che ciò che ha detto il vice sindaco sia sentimento popolare, penso che a tutti faccia piacere sentire quello che ha da dire padre Enrico, anche se padre Filippo con molta onestà intellettuale ha già rappresentato il fatto che padre Enrico sta bene qua e ha piacere di continuare la sua opera. Le esprimo, dico due parole. No, penso che ciò che hanno detto il vescovo e il provinciale sia sufficiente in questa sede. Io posso testimoniare e posso dire solo questo, di quanto la gente ci manifesti affetto, quanto il nostro essere operativi, partire dal santuario, nel santuario, sia appunto un luogo di incontro per tanti e un punto di riferimento. Posso testimoniare questo, che anche persone che magari non vengono tutti i giorni in chiesa, a volte vengono a chiedere un consiglio, una parola di conforto, e questo è molto importante, cioè significa che siamo una presenza. E poi ci sono 8 anni qui alla Musei e vedo questo, quanto questo luogo, più di altre nostre presenze in provincia, ha bisogno della nostra presenza. Perché? Perché perché è un luogo disatteso da tutti, cioè dico da tutti, nel senso che l'ospedale stava per chiudere, il tribunale, e i salesiani se ne sono andati, Don Rua disse, non abbandonate, Don Rua successore di Don Bosco, non abbandonate questo luogo pensato dal fondatore, beh di fatto se ne sono andati. Le nostre costituzioni recitano questo. E andate nelle parrocchie povere, quelle che gli altri non vogliono prendere, andate dove nessuno vuole andare, ecco, io dico, forse dovremmo stare attenti a questo. E secondo le esigenze di questo luogo, che tante volte è abbandonato dei più, forse noi cappuccini dovremmo stare attenti a questo passaggio, però le spiegazioni le dà il mio provinciale, che ringrazio. Ecco, mi sento di dire questo, poi voi sapete quanto io sia affezionato a voi, a questa terra. Ringrazio il provinciale per aver detto che io mi batto sempre, a volte voi, chi mi conosce bene, sa che mi animo, anche in modo animato. Ecco, siamo nelle mani di Dio, questo, e noi facciamo la nostra parte. E grazie anche a voi che ci dimostrate il vostro affetto. Darei la parola a Matteo Stocchino, che mi ha chiesto di intervenire. Poi se ci sono altri interventi me li segnalate. Alessandro, Susanna. Buongiorno a tutti. Io sono nato nel 1980. Nel 1980 le cose erano già fatte, i frati cappuccini erano già una realtà ogliastrina. Per chi è nato, cioè per chi condivide con me quegli anni di nascita, per la mia generazione, siamo cresciuti ad Il Bono specialmente con una situazione statica della Chiesa Cattolica. Abbiamo avuto, come questo tavolo, 4 pilastri su cui reggerci. Io ho avuto fino a 20-25 anni d'età uno stesso sacerdote, Don Bruno, fino a oltre 25 anni uno stesso vescovo, non abbiamo vissuto avvicendamenti, scusate, uno stesso papa fino a 22 anni e adesso mi ritrovo a 40 anni a dover perdere, stavolta definitivamente, senza, almeno così parrebbe, senza possibilità di sostituzione,
la quarta gamba delle mie convinzioni, delle mie certezze istituzionali e religiose. Io non ci sto a questo, come a me non ci sta tutta la mia generazione. Noi chiediamo, per quanto possibile, che questa decisione venga riveduta, venga ripesata. Faccio mie le parole di Padre Enrico: l'Ogliastra ha già perso tanto, siamo sempre in guerra, stiamo sempre cercando di difendere quel poco che abbiamo. Combattiamo ancora, continuiamo a combattere anche perché i frati possano continuare a far brillare ancora di più la luce del santuario. Grazie. Alessandro Muras, ripeto, è una delle telefonate più accorate che ho ricevuto il giorno. Trasparirà dal suo intervento il grande amore, ma anche l'utilità in termini di servizi per quello che fa una comunità che sta attorno ai frati, perché non parliamo di un frate, parliamo di una comunità che si stringe attorno al frate perché vede nel frate il punto di riferimento. Prego Alessandro. Grazie a Davide e grazie a voi tutti per essere qui. È un periodo che ci abituano alle distanze, ma a me piace pensare che siamo distanti ma uniti in questo sentimento di affetto per i frati, che comunque vantano una presenza di ormai 42 anni. È una notizia che fa male alla Musei e fa male a tutta l'Ogliastra, lo hanno testimoniato i sindaci. I frati ormai alla Musei sono diventati un'istituzione, tutti vengono per trovare una parola di conforto, una preghiera o comunque un segnale che arriva sempre. Ultimamente Padre Enrico si ritrova da solo e la mole di lavoro è tanta, io posso testimoniarlo perché comunque collaboro e niente, penso che davvero dobbiamo fare di tutto. Non ci piace l'idea che questa decisione sia irrevocabile e quindi è giusto che il popolo, per l'affetto che c'è per i frati, che ripeto offrono un servizio alla Musei ma anche a tutta l'Ogliastra, perché spesso si ritrovano ad andare a sostituire sacerdoti o comunque tutta l'Ogliastra e non solo si reca spesso qui, e quindi facciamo sentire la nostra voce, siamo uniti. Adesso dopo ci fermeremo per capire quali iniziative possiamo prendere. Ringrazio anch'io il Vescovo e Padre Filippo per la loro presenza, perché comunque hanno chiarito determinati punti che era importante chiarire, visto che tra social e cose varie ormai spesso passano informazioni sbagliate. Dunque grazie anche a voi per aver puntualizzato quello che era giusto puntualizzare e niente, grazie a tutti. Ci conosciamo tutti, tanto ormai ci siamo visti. Non ho da dire molto di più di quello che è stato già detto, perché siete stati tutti bravissimi, avete detto praticamente tutto quello che avrei voluto dire io, quindi non aggiungo molto. Una cosa sì, rammarico. Io, al contrario del sindaco Muru, sono molto dispiaciuta e non positivissima, perché io so come funziona all'interno delle famiglie dei frati, che dovete essere in tre, so quali sono le problematiche che avete, le vivo perché è dall'età di 11 anni che frequentiamo il santuario, siamo cresciuti in santuario, abbiamo fatto tutto per il santuario. Mi sento di dirle che pur capendo le vostre difficoltà, mi dispiace troppo, perché come cittadina, come frequente parrocchiana, vi abbiamo steso il tappeto rosso e in questo modo ci state calpestando, andando via. Mi dispiace vedere queste cose, padre, mi dispiace proprio, però in questo momento sono anche arrabbiata. Arrabbiata perché mi sento di nuovo portare via qualcosa di troppo prezioso, di troppo prezioso. Lei mi dirà, non ci sono frati,
Ma i fatti che si sono spesi per la Musei? Ma io li ricordo tutti, dal primo all'ultimo, da padre Salvatore, padre Roberto, che sono passati qui, padre Marco, padre Beppe. Quanti frati, che però sono morti perché se ne sono andati. Se loro ci fossero stati, sono sicura che il santuario, mi scusi se parlo così, sarebbe ancora... Cioè, non ci sarebbe neanche stato la preoccupazione, perché amavano troppo questo posto. E sapevano soprattutto quanto abbiamo bisogno. Perché sì, è vero che ci sono pochi frati, ma è vero anche che non potete portarci via per avere i tre componenti. Io sono salita qui in questo momento solo per chiedere due cose al padre provinciale. Due cose le chiedo. La prima, mi dica, perché ci avete detto il comunicato che mi ha fatto arrabbiare e che mi ha deluso terribilmente, è stata una frase di quel comunicato: irrevocabile. Irrevocabile. Col cuore in mano mi dico queste cose, col cuore in mano, e mi sto trattenendo anche dal piangere. Ma quella è la prima cosa, irrevocabile. No, non esiste irrevocabile, l'hanno detto tutti molto bene. Pensateci, pensateci, mettetevela la mano nel cuore, pensateci. L'altra cosa che mi chiedo è questo, quindi irrevocabile vuol dire che non devo neanche lottare, perché se è irrevocabile cosa lotta a fare? Ed è per quello che non avete la sala strapiena, eh? È per quello, perché io sono andata a chiedere, anzi andata, a me tutti mi fermano ogni giorno, su di me i fatti vanno via, e a me lo dici, lo so. Ma cosa posso fare più di tanto? Certo che lotto, quindi con Alessandro, con le persone a me più care sono andata a chiedere, siamo andati a chiedere a Davide di intervenire, a padre Enrico, che però col cuore in mano mi dice: Susi, cosa posso fare io? Io sono un fratto e ho l'obbligo dell'obbedienza, e so anche questo. Io lo so che ho l'obbligo dell'obbedienza a padre Enrico, quindi le chiedo, già di passare sul fatto irrevocabile, togliamola quella parola. Glielo chiedo con il cuore, prima che la signora ci permette, questa è la prima. La seconda cosa che le chiedo è un'altra, ma lì mi devono aiutare ad Enrico in questo caso. Perché chiedo, una soluzione potrebbe essere, so che sto dicendo un'eresia, quindi, che continui padre Enrico a stare, o comunque, sempre se lui se la sente, sempre se voi siete d'accordo, cioè, dateci uno spiraglio. Dateci uno spiraglio. Padre Enrico, tu per due anni, tre anni, sei rimasto solo, rimase la padre Maurizio anziano. Un anno è qualcosa, perché c'era padre Maurizio, io che ho padre Maurizio anziano, per distinguerlo dall'altro padre Maurizio che c'è. Per dire, può restare? Lo aiutiamo ancora di più. Quindi mettetevi questo, chiedete, cioè, la mano nella coscienza. Dateci la possibilità di continuare a tenere almeno la presenza di un frate. Lo so che che non è giusto che nel vostro ordine chiede che dovete fare famiglia, dovete essere in tre. Questo lo so benissimo, l'abbiamo capito. Ma visto che vi stiamo tutti insieme, vi stiamo chiedendo, lasciate una presenza. Perché per ore dei frati, e dall'età di 11 anni, ok? Dall'età di quando padre Salvatore, come mi chiamava padre Salvatore? Savi Pia, perché ero piccolino appunto a Pino, che ho cantato con padre Attilio, un gigante e una bambina, un topo, giusto per rendere l'idea. Quindi io vi ho nel cuore, vi ho proprio nel cuore, come me, tutti. E tutti. Nessuno davvero possa superare la qualità della sua comunicazione. La comunicazione è basata sull'emotività. Con l'emotività si arriva dovunque, e lei credo abbia ben rappresentato il nostro stato d'animo.
Quindi io la ringrazio davvero per quello che ha detto, per come l'ha detto soprattutto, e voglio dire che davvero tutti noi abbiamo questa sensibilità. Se io penso sinceramente ci sia ben poco da aggiungere, perché l'obiettivo l'abbiamo già ottenuto, cioè far capire l'importanza per tutti noi della presenza dei frati. La parola Marino Pugetto. Prego Marino. Voglio fare solo una piccola considerazione. Io non credo che in tutto il territorio italiano ci sia una comunità come quella ogliastrina che storicamente si identifichi con la presenza istituzionale della Chiesa. È un popolo che ha timore di Dio, è un popolo che è stato creato con l'apporto primario della presenza della Chiesa. La cultura che è nata qua, e non solo qua, ma in tutta la Sardegna e oltre, è venuta dalla Chiesa, dalla presenza della Chiesa. Ora è chiaro che noi cittadini, con questi provvedimenti, ci ritroviamo ad aver paura, ad aver paura del nostro futuro, di un futuro che avevamo riposto anche nella presenza molto importante delle istituzioni ecclesiastiche in Ogliastra. Tutto qua. Do la parola al vescovo, poi ovviamente anche a padre Filippo. Sì, siccome dobbiamo andare su cercare per altri impegni che abbiamo. Io vorrei concludere, almeno dal mio punto di vista, e poi anche padre Filippo. Sì, sono rimasto molto ammirato di tutte le cose che ho sentito, soprattutto della vostra partecipazione anche emotiva a tutto questo, e lo capisco, lo comprendo e sono contento anche di avervi ascoltato. Io credo che talvolta, e non vale solo in questo caso, tutte le nostre attese, i nostri desideri passano attraverso altre motivazioni, altre scelte che non possiamo a volte decidere, e questo lo dobbiamo sapere, lo sappiamo in tante maniere purtroppo, però è anche bello aiutare a riflettere, e questo credo che sia stata una bella occasione per aiutare a riflettere anche l'ordine dei Cappuccini, di quanto loro sono amati e voluti e siete riconoscenti. Poi le decisioni le prende sempre chi le deve prendere e se ne assume sempre la responsabilità. Questo vale in ogni luogo, vale per un sindaco, vale per un presidente del consiglio, vale per un presidente della Repubblica, vale in una famiglia. A volte ci sono scelte che non si vorrebbero mai fare. Io mi auguro anch'io che tutto il rammarico che stiamo esprimendo oggi trovi uno spazio, però se non lo troverà, e io, sapete, ve l'ho detto che mi auguro che ci sia un cambio e ho lottato davvero perché ci sia, avverrà per tanti motivi, ma l'aspetto che state sottolineando voi può contribuire a una riflessione, però non può, ve lo dico perché non voglio illudere nessuno, però mi piacerebbe essere smentito, non può dipendere solo da una reazione. Capisco ed è importante, aiuterà sicuramente. Poi fate tutto quello che ritenete opportuno. Permettetemi anche di dire un'altra cosa. Vale a volte anche come vescovo quando si tratta di preti, non di ordine religioso. Ripeto, l'ordine religioso ha dei percorsi diversi da quelli diocesani. A volte sono emersi anche qui così un po' di miscugli, ma non è così. L'autonomia di un ordine religioso è garantito dalla Chiesa. Però io mi metto al posto suo e a volte mi metto al posto mio. Desiderare preti, sacerdoti, religiosi in un luogo è assolutamente apprezzabile e spero che non finisca mai. Ma i numeri, io mi chiedo talvolta, ma da dove vengono i religiosi e da dove vengono i preti?
Chi dà questi numeri? Non c'è una catena di montaggio che sforna preti e religiosi. Oggi c'è una diminuzione forte, dovunque nella Chiesa. Ne ha vissuto, in 2000 anni ne ha vissute tante di queste fasi. E oggi è questo. Però tutti coloro che desiderano avere sacerdoti sentono, spero, è chiaramente così, la Chiesa, la necessità della Chiesa vicina, ma la Chiesa è fatta non solo da richieste, è fatta da consapevolezza, è fatta dal mettere dentro le nostre famiglie, le nostre comunità, aspetti che possono portare a vocazioni, non impedirle. Cosa ne dite quando una famiglia, per esempio, ha un figlio che vuole entrare in seminario o diventare sacerdote religioso e la famiglia dice no? Cosa ne dite? Cosa ne dite quando una comunità non sostiene i propri presbiteri, novizi, seminaristi? Questo è fondamentale, parte da lì. Non è che improvvisamente, come lamentarci che è caduto un palazzo e non ci siamo preoccupati se le regole per la costruzione sono state rispettate. Ve lo voglio dire con molta simpatia e con molto apprezzamento per quello che ho notato, che mi piace, che raggiungesse anche altri settori, altri momenti. Mi auguro davvero che si possa cambiare idea, lo so, però se non c'è attorno tutto questo, non solo questo momento diverrà, diciamo, impossibile da far cambiare la prospettiva, ma diverrà anche incapace di farci mobilitare delle risorse che non nascono solo al momento in cui c'è bisogno. Ho sentito tante cose che meriterebbero tante riflessioni, perché ognuno aggiunge sempre qualche cosa. Quando avete bisogno di parlare, ma correttamente e rispettosamente, chiamatemi. Oggi non sono venuto perché ero invitato. Potevo venire e non venire, però mi piacerebbe, quando si tratta di problemi che riguardano tutti e soprattutto la Chiesa, la parola di chi la Chiesa in quel certo momento ha la responsabilità di guidarla, ci sia, venga richiesta. Potrei dire tante cose su questo, però vi invito a coinvolgervi sempre così, a coinvolgervi responsabile su tutti i fronti, su ogni cosa. Grazie. Vorrei dire tre cose, cerco di essere breve. La prima è una precisazione per quello che vale. E se i frati abbandonano il santuario, non chiude il santuario. È una precisazione che va fatta, giusto per capirsi. La seconda cosa e che credo che dobbiamo avere anche rispetto per i sacerdoti. Io capisco la comunità, che voi abbiate i frati, però il rischio è che poi, come dire, si svaluti chi si sta spendendo in tutta la diocesi. Non è che solo i frati danno la soluzione, solo i frati. Riconosciamo anche che cosa sta facendo tutto il clero diocesano. Questo spetta a me dirlo, perché tante volte qui, come in mille altri posti, siete frati sì, preti no. Non è bello. E non è bello sentirlo per chi si sta spendendo. Quindi mi piacerebbe, spetta a me dirlo, perché sono religioso. La seconda cosa, rispetto tutti gli interventi, anche quelli fatti con rabbia, anche quelli fatti con veemenza, perché capisco cosa c'è dietro. Non mi sono sentito offeso, ho capito, anzi vi fa onore, come dire, aprire il vostro cuore anche in questo modo. Quindi da questo punto di vista per me va bene e raccolgo tutto quello che è arrivato da tutti. La terza cosa è, io non sono potente, sono impotente in questo momento, perché se fossi potente troverei tutte le soluzioni per tutti i problemi. Invece da anni
anche i superiori prima di me, ci stiamo interrogando su come risolverli e non è facile. Quindi capite che non è una scelta fatta a freddo e a tavolino, o anche adesso non è che stiamo usando il righello e la squadretta nel riflettere, nel parlare, nel fare. Non sarei qua, non sarei qua ad ascoltarvi, perché dall'alto, come diceva la signora prima, della mia cattedra, avrei preso le mie decisioni e chi se ne importa poi di chi soffre. E io invece voglio guardare in faccia anche questo. È giusto che anche la vostra sofferenza mi schiaffeggi. Mi sembra giusto, perché non si tratta di numeri, ma si tratta di persone e di una realtà che è la vostra, che sta soffrendo e continua a soffrire. Vi dico anche che si parlava prima dell'obbedienza di Padre Enrico. Beh, sappiate che anche io obbedisco. Obbedisco alle situazioni, obbedisco al mio generale, obbedisco a tante cose, obbedisco anche alla fraternità provinciale, perché il capitolo è sovrano più del ministro provinciale in questo caso. Vedete che la situazione è molto complicata e i problemini che vi ho descritto prima sono la punta di un iceberg di tante cose che io ho fra le mani e devo cercare di risolvere. Quindi vi chiedo perlomeno di capire che non è una cosa semplice, non è uno spostamento di frati da qua a là, c'è molto, molto, molto di più che anche per una questione di pudore. Non vado a dire in giro a tutti e per tutto. E io ho l'obbligo nei prossimi anni di chiudere forse anche 3 conventi, non uno. Parlavo con la ministra provinciale del Centro Italia ieri, l'altro giorno, mi ha detto: quest'anno ho chiuso 5 conventi e l'anno prossimo ne devo chiudere altri 5. Per dirvi, come dire, in giro che aria si respira. Cappuccino. Vi ho detto tutto questo solo per dare un ulteriore contributo al vostro dialogo, che deve andare avanti, come, come dire, liberamente siete chiamati a fare, e sicuramente poi sentirò l'eco anche di tutto il lavorio che state facendo, come è giusto che sia. Non dico altro, non aggiungo altro, rimando in ascolto poi. Ringraziamo e salutiamo Monsignor Mura e padre Filippo. Ribadisco il fatto che ci ha fatto molto, molto piacere il fatto che loro abbiamo potuto avere un contributo a questa riunione. Naturalmente la riunione era aperta fin da subito, era aperta ed inclusiva, non avevo mai pensato di discutere nessuno, anzi, tutt'altro, diciamo che era già iniziato fin da prima una richiesta di incontro con padre Filippo per organizzare prima con i sindaci e poi con tutta la comunità una richiesta in cui avremmo dovuto sviluppare questi temi, una richiesta di incontro in cui avremmo dovuto sviluppare questi temi. Diciamo che siamo riusciti a fare 2 cose in una, ma io sono davvero orgoglioso della spinta emotiva che è emersa dall'assemblea, sono contento di aver dato un'occasione, che tutti insieme siamo riusciti a dare un'occasione di riflessione, in particolare a padre Filippo, e siamo contenti che anche Monsignor Mura voglia continuare a rappresentare, come ha fatto negli ultimi anni, il fatto che sia un aspetto assolutamente positivo quello di poter continuare a lavorare con gli attuali assetti. Quindi è una battaglia che abbiamo da fare insieme, ma non di contrapposizione, è una battaglia che dobbiamo, come dire, che dobbiamo cercare di capire insieme a padre Filippo che cosa è meglio per noi e per loro, sapendo che noi abbiamo rappresentato il fatto di avere una necessità, cioè abbiamo aperto tra virgolette il nostro cuore per dire che siamo deboli e fragili e che abbiamo bisogno di supporto. E io sono sicuro che la Chiesa in tutte le sue forme riuscirà comunque a colmare questa nostra necessità. Però il fatto di dire che l'opera dei frati negli anni ha, come dire, conseguito grandissimi risultati non significa in nessun modo togliere il ruolo agli altri, ci mancherebbe, nessuno di noi qui ha questa percezione, in nessun modo. È semplicemente che una cosa
in più, un modo diverso, un modo per offrire un qualcosa in più, un ventaglio di possibilità in più per le persone che in quel momento magari in maniera naturale, anche perché hanno lasciato il cuore dietro alla lettura dei Promessi Sposi e chiedono, come dire, e vedono nel frate la persona che più degli altri può essere a loro vicina e può aiutarli. Però questo è solo l'inizio di un percorso che comunque vedrà delle tappe, ovviamente anche con Padre Filippo e con Monsignor Mugno, col quale peraltro abbiamo occasione di confrontarci sovente. Naturalmente poi la condivisione e le comunicazioni sono sempre aperte. Il Tevere è stretto, per la Musei il Tevere è molto stretto, quindi è molto facile attraversare pochi passi di via Roma perché uno si arrepida ad uno o è viceversa. Quindi davvero la vicinanza è sempre ribadita con grande senso delle istituzioni e grande senso del ruolo che ognuno di noi ha e deve giustamente difendere. Quindi grazie.